La psicobanality sì. ci insegna l'incommensurabile. Sì. Cioè, non vorrei entrare, essere troppo volgare, entrare subito entrando nel tema, cioè non è misurabile. Vabbè, sì, l'incommensurabile è l'incommensurabile non è misurabile. Noi sì, vabbè, possiamo misurare il membro, sì, ma sì. non il desiderio. Ah, certo, certo. Freud, sì. quando è andato in un motel con la sua amante, vabbè, ma non ci le ha detto io ce l'ho di almeno 40. Ah, perché Freud... E lei le ha detto, ma di cosa? E lui, di desiderio. Ah. 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 E il membro, ha chiesto lei. E lui, 8 a riposo. Non era proprio... Infatti la sua amante ha detto il motel. Ma lui le urlava dalle scale. Ma perché vai via che c'ho 40 di desiderio? Ma lei gli ha risposto, sì, ma Lacan, che è incommensurabile. E comunque Lacan sì. ce l'aveva 27 a riposo. Vabbè, gli ha urlato dal... Ed non è lì che interessi. Freud ha cominciato a occuparsi dei sogni. Dei sogni, sì. Perché come diceva Cenerentola, che c'entra? Che era più brava di tutti noi psicobanalisti. Ah, Cenerentola. I sogni sì. sono desideri. Desideri, lo diceva Cenerentola. L'erotismo è nella lettura. Ah. È aprire un libro. Ah, perché certo ha questa... Quando leggo Melville sì. divento un membro ferrico. Lei, ah vabbè, sì, per dire quando che... la donna legge Dostoevsky sì. diventa acquazzonica, vabbè, vabbè, cascatica. Sì. E là là, vabbè, sì. Il sesso sì. è inserito nella letteratura. Certo, perché... Per Lacan il corpo sì. di una donna è come un libro. Ah, che bella questa. Se a Lacan suonava il telefono sì. mentre faceva l'amore... Lui piegava il braccio a una ragazza, sì. la riponeva nella libreria. Faceva la pieghetta. Quando finiva la telefonata, sì. la riprendeva, sì. il braccio piegato alla ragazza, glielo tirava fuori e gli rammentava sì. dove era arrivato. Come la piega dei libri, certo, va bene. La non vera so educazione sì. all'erotismo sì. sta nella lettura. Questo è giusto, bisognerebbe che tutti lo sapessero. I miei figli non leggono. Ma molti ragazzi. Io ai miei figli dico Petrarca. E loro mi dicono Netflix. Sì, perché... Io dico Pasolini. Sì. E loro LOL. LOL. Io certo. dico Philip Roth. E loro mi dicono Pornhub. Lo so, purtroppo i giovani... Allora io chiedo sì. se c'è su Pornhub sì. una categoria dedicata a chi come me usa sì. la parola per sì. guarire le ferite dell'anima. Ah, e loro mi dicono sì papà. Ah, c'è su Pornhub? C'è una categoria che si chiama mega seghe. Ah, vabbè, sì, questo... Quando i miei figli sì. dicono alla loro mamma noi andiamo in discoteca, sì. mia moglie dice ne avete parlato con papà? Certo, e loro sì. rispondono no, sta limonando col suo ego ipertrofico. Va bene, quindi lei non ha molto dialogo con i suoi figli, diciamo. Come diceva Freud, non un granché. Ah, diceva io preferisco parlare con me stesso allo specchio. Sì, è un po'. Mi sì. piace parlare, non sì, ascoltare. Sì, vabbè, perché lei. Sono verbosico. Sì. Mestessico. Mestessico. Sì. Non ascoltico. Ho capito, va bene. Quando ci sediamo a tavola, i miei figli mangiano in cucina perché in sala ci siamo già io, il mio superego e il mio superio. Ah, siete già in troppi. Appena apro la bocca e cito Lacan. Loro si guardano e dicono che due coglioni papà. Vabbè, ma forse perché Lacan... Io a mio figlio non ho mai detto come è andata oggi a scuola. Ah no? Cosa io dico con quali nozioni avete arricchito il vostro io istruzioni. Però così... E loro mi dicono, bro, vuoi fare un pallato, crash the talk. Eh? Suca. Questo è il dialogo.